Allora, è bello vedere di sabato mattina, d'estate, in un momento così difficile, tante persone e soprattutto mi avete completamente cambiato la scaletta, perché la bellezza, la concretezza, l'etica, i contenuti e il livello degli interventi mi consentono insomma di non tornare su tutto questo, ma provare ad aggiungere qualcosa di quello che ho ascoltato. Oggi è una tappa di un cammino. È un cammino che si fa ascoltando, stando nelle lotte, contribuendo ad infiammare una partecipazione dal basso. È un cammino che ci deve vedere protagonisti nell'arruolare tutte quelle persone che non si sono sedute al tavolo del compromesso morale, arruolare i non allineati, arruolare quelli che non stanno nel sistema. Allora cominciamo a dire qualche parola chiave, perché noi dobbiamo costruire fondamenta solide. Un movimento politico deve essere innanzitutto antifascista, perché la Costituzione repubblicana nasce da una resistenza al nazifascismo. E il fascismo non è solo olio di ricino, fucili, carri armati e pistole. Fascismo è anche eversione dell'ordine costituzionale. Fascismo è anche trasformare una repubblica parlamentare in un presidenzialismo di fatto. Fascismo è anche criminalizzare il dissenso e marginalizzare le forme che non sono allineate. E quindi questo è un primo punto sicuramente della nostra lotta. Così non voglio più ascoltare quelle parole che mi è capitato non di rado, anche tra presunti compagni, che bisogna unirsi per sconfiggere la destra sovranista. Dobbiamo capire, noi ci dobbiamo unire non solo per sconfiggere la destra sovranista, ma il consociativismo che ha corrotto la democrazia del nostro paese. E nel consociativismo c'è il centro-destra e il centro-sinistra, le più grandi si mette la parte centro-sinistra, compreso il Movimento 5 Stelle. Diciamo, quindi noi non andremo mai col Partito Democratico, mai! Bisogna dire parole chiare! E non ci accomunate, e l'abbiamo dimostrato oggi, con chi sa parlare bene e con chi ha belle idee, perché le belle idee, le belle parole, se camminano su persone non credibili e coerenti, diventano retorica e propaganda, e quello sì, populismo di maniera. L'avete visto oggi, noi ci accompagneremo con storie credibili e storie coerenti, di gente che è stata colpita e caduta e si è rialzata, di gente onesta, senza prezzo, libera, autonoma, indipendente, competente, coraggiosa, appassionata ed entusiasta. Basta con quelle colpi dei pezzi, vi chiedo scusa, la rivoluzione si fa con la passione, con il romanticismo, con l'amore e con la follia. Altrimenti, il passaggio è tempo sulla deriva di Ciccio Letta. Scusate, i territori è chiaro che saranno rappresentati, c'è anche la strada. Secondo voi, nella terza città d'Italia, nella città più difficile d'Europa, nella città del gioco delle tre carte, del sotterfugio, della camorra, dell'emergenza rifiuti, di Cosentino, di Berlusconi, di Cesaro, del PD, di Bassolino, della Iervolì, adesso della faccia a pezzi di Manfredi, potremmo continuare. Noi come avremmo governato? 10 anni e mezzo avendo all'opposizione PD, 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, tanto da ispirare il draghismo italiano, con le masse popolari, con i centri sociali, con i movimenti, con le reti civiche, con le associazioni, con la lotta, col conflitto sociale. E chi non poteva immaginare una cosa di questa? Durare 10 anni con tutte le contraddizioni. Quindi la strada la teniamo, la strada deve essere quella della rottura del sistema e della capacità di governo. Perché noi l'abbiamo dimostrato, quando noi avremo la forza di poter incidere nel governo di questo paese, noi non saremo quelli che si riempiono la bocca del parlare con quella sinistra che ha di sinistro solo quello di essere sinistri, cioè di dire siamo per l'autodeterminazione dei popoli,
siamo per la Palestina, poi prendono Chalan e lo consegnano a quelli là, e Draghi che diceva, che Erdogan era un tiranno, a stringere la mano a Erdogan, gli consegna i curdi e che l'hanno tirato gli americani alla NATO. Io e noi non lo faremo. Non lo faremo perché non l'abbiamo fatto. Attenzione. Non è che non lo faremo perché parliamo diversamente, perché ci abbiamo dato la cittadinanza, Chalan. Oggi scopriamo che le nostre tesi pacifiste sono delle tesi sbagliate. Abbiamo i custodi della Costituzione che ci dicono che non è vero che l'Italia ripudia la guerra, che quell'articolo 11, dove il Costituente è stato proprio forte, il Costituente è stato forte nell'articolo 3 e nell'articolo 11, fortissimo. Ha usato dei termini che lo capisce pure chi non è andato a scuola. Ripudia la guerra significa fa schifo la guerra. Rimuovere gli ostacoli, ci torno un attimo alla fine. Allora, di fronte a questo, dove sta scritto l'Italia schifa la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ci dicono i professori, i custodi della Costituzione, i vertici della politica e dello Stato, che non è vero, perché noi abbiamo il dovere di armare la resistenza ucraina. Allora, la resistenza ucraina è un diritto la resistenza armata. Quando qualcuno in Italia diceva che era un diritto la resistenza anche armata dei palestinesi, ci dicevano che eravamo terroristi. Allora mi chiedo, come mai i governi precedenti non hanno armato la resistenza curda e la resistenza palestinese? Come mai? Noi saremo quelli che non accetteremo che in Italia si sveglia uno da oltreoceano e ci dice da domani voi vi caricate altre basi militari, altre bombe atomiche, altri sommergibili e altri F-35. Lo dicevano anche i 5 Stelle, ma noi abbiamo una storia diversa e l'abbiamo anche fatta. Quando mi presero a risate e pernacchi, quando nel 2015, che non c'era la guerra, l'amministrazione comunale di Napoli decise di dichiarare il porto di Napoli denuclearizzato e notificammo l'atto al governo italiano, ovviamente ci dissero, vabbè, ma tu che puoi fare? Sei un sindaco, ci sono... Ho capito, ma visto che avete parlato, abbiamo parlato e siamo d'accordo che la democrazia si fa dal basso, devi dare dei segnali. Da noi non partirà mai un ordine ai sindaci del mare di chiudere i porti per far morire quelli che invece di avere gli occhi chiari e i capelli biondi hanno gli occhi neri e la pelle scura, perché se le guerre fanno schifo tutte, se un essere umano sta morendo, noi lo dobbiamo a prescindere, anche se è un nostro nemico, lo sappiamo. Questa è la fratellanza universale, altrimenti è la concessione che gli dà il padrone. Qual è il padrone che ci dice che dobbiamo salvare quelli e non quegli altri? Ti prendi le denunce, lo diceva il compagno prima, legalità e giustizia, tutte denunce. Ma noi ce le prendiamo. Ecco perché vogliamo andare a cambiare e a far avvicinare la legalità alla giustizia, perché noi queste cose non le faremo. Noi avremmo dato un segnale chiaro. Invece di estradare Julian Assange dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, il governo italiano, se ci fossimo stato noi, ha detto lo accogliamo noi e gli diamo la cittadinanza italiana. Sono gesta! La politica cambia così! E allora se noi vogliamo cambiare, dobbiamo innanzitutto cambiare qua dentro, nel cuore, nella testa. Dobbiamo saper suscitare emozioni in questo viaggio, andare campagna per campagna, fabbrica per fabbrica, scuola per scuola, università per università, periferia per periferia, andare, convincere gli astenuti, i rassegnati, gli ingannati, quelli che non credono più, mettere i nostri volti. E questo significa costruire un progetto politico, andare nei luoghi più difficili, partire dalle aree interne di questo paese, partire dalle aree più lontane, quelle più difficili, è là che dobbiamo essere bravi, arruolare persone credibili, coinvolgere tante storie. Qua quanto ne abbiamo raccontato? Una più bella dell'altra. Ma quante ne ho raccolte nella mia vita politica? Quante? Quando si incontrano gli occhi, le emozioni,
La capacità politica deve essere concretezza amministrativa, capacità e affidabilità di governo, ma rottura del sistema, rivoluzione. Ma la rivoluzione non può essere solo la massa popolare, l'opposizione sociale, deve essere l'opposizione sociale, le masse popolari, le lotte studentesche, le lotte pacifiste, le lotte ambientaliste, le lotte operaie, le lotte contadine, e chi va a governare non deve utilizzare il diritto come strumento di repressione e di svuotamento della Costituzione, che è il primo strumento giuridico, ma deve dare forza. Quindi noi dobbiamo unire lo strumento rivoluzionario del diritto con i simboli anche della sinistra che hanno tradito. Io sono stato uno delle istituzioni da quando avevo 26 anni e ho scelto di applicare quel principio di giustizia e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sul quale sono saltato da magistrato, ma non ho mai avuto difficoltà ad alzare il pugno alzato. Sapete perché? Perché a me il pugno alto significa la lotta femminista, la lotta antirazzista, la lotta pacifista. E questa pseudo-sinistra italiana che ci ha fatto vergognare dei beni comuni, del pugno alzato, di chiamarsi compagni, di abbracciarci, di stare insieme. Ma chi lo può fare? Lo possiamo fare solo se connettiamo storie credibili e forti. Allora io so anche quello che noi non dobbiamo fare, almeno da parte mia. Perché noi vogliamo essere un'opzione vincente e di lotta. Poi lotteremo, combatteremo centimetro per centimetro, pacificamente, in modo non violento, con la cultura, con le nostre armi, ma il nostro obiettivo deve essere la vittoria. E quindi non dobbiamo fare operazioni che al popolo non piacciono, non vengono accettate, non creano entusiasmo. Dobbiamo avere capacità di fare operazioni di democrazia dal basso, di coinvolgimento, di trasparenza, tutte le parole che avete usato, senza però rimettere insieme accrocchi che non entusiasmano. Quindi la capacità deve essere mettere insieme i volti che abbiamo messo insieme oggi, individui, collettività, persone, movimenti, associazioni, ma anche quelli che non vanno a votare. Io ho le emozioni più grandi quando mi candidai la prima volta, dopo quando incontravo persone che non mi sarei mai immaginato dalla vita, che mi hanno incontrato, e io sono anarchico, ma questa volta ho sentito delle parole e ho deciso di votare. Noi là dobbiamo andare, dobbiamo entusiasmare chi non crede più. Quindi quello che noi saremo e quello che noi siamo dipenderà da quello che riusciremo a costruire. Non c'è un'operazione già costruita, non ci sono leader costruiti, ci sta solo l'entusiasmo di voler lottare. Io per questo credo in questa avventura, perché io non voglio essere né complice né connivente, e sono profondamente un uomo antisistema che viene definito dal sistema disubbidiente, ribelle, sovversivo, socialmente pericoloso, ma credetemi, io devo dire la verità, mi sento una persona, come dire, leale ai valori della Costituzione. Ritengo che un cittadino, un abitante del nostro paese non può rimanere con le mani pulite in tasca, non può, come dire, rafforzare quella massa di indifferenti. Io nella vita preferisco più un avversario politico netto, che però non mi pugnala alle spalle. L'indifferente è quello che rafforza il nostro avversario, è quello che sta affacciato al balcone, aspetta come va a finire, vediamo questi qua sabato come va, se crescono poi magari li andiamo anche noi perché ci può convenire, oppure quelli che quando ti batti contro la polizia mafiosa all'interno delle istituzioni stanno a guardare, ma vediamo se ce la fanno o non ce la fanno. A noi piace questa idea invece della lotta, di esserci, di metterci la faccia, di voler attaccare al cuore il sistema. Io non ho paura a dirla questa cosa, non è un'operazione solo politica quella che sta mettendo in campo, è un'operazione etica, culturale, sociale, economica. Altrimenti qualcuno di voi mi deve spiegare come mai hanno sovvertito la sovranità popolare di cui all'articolo 1, secondo comma della Costituzione, dove chiaro era stato il popolo nel dire che l'acqua nel nostro paese dovesse essere pubblica, e l'unica esperienza italiana che ha fatto l'acqua pubblica adesso viene messa sotto attacco, e poi i governanti che vanno sotto la marmolata a piangere e dire non vi preoccupate, adesso noi insieme alla NATO, perché la NATO si occuperà di lotta al cambiamento climatico e alla siccità, l'ha detto Stoltenberg l'altro. Quindi come possiamo non capire che se noi affidiamo per i prossimi anni la cura a Dracula,
cioè a quelli che ci hanno dissanguato, che ci hanno inoculato tossine e veleni, che indicano come ricetta alla dipendenza energetica il fossile, il nucleare, i rigassificatori e gli inceneritori. Allora, o ce la prendiamo in mano noi questa cosa, in modo chiaro. Rottura del sistema, attacco al cuore del sistema. Non si può trattare con quel sistema. Quello è un sistema dell'economia di guerra, dell'economia criminale e dell'economia mafiosa. Il nostro è una proposta completamente diversa. Non sono solo dei no, sono dei sì, e ve l'ho dimostrato. Quando ci hanno embargato, sanzionato e bombardato mediaticamente perché dovevano farci cedere come esperienza dal basso, perché avevamo provato a dire che si può fare l'acqua pubblica, che si può fare i beni comuni, che si può non privatizzare un servizio di rilevanza costituzionale, hanno capito che noi non stavamo ovviamente dentro alle logiche del sistema. Che hanno cercato di fare? Isolarci, affamarci, per metterci contro il popolo. Quindi io una cosa chiedo a questa assemblea e a tutti quelli che incontreremo: noi non possiamo rimanere isolati, perché credo sia chiaro a tutti che la lotta che stiamo facendo e che stiamo cominciando a fare non è una suonata di violino alla Scala di Milano o al Teatro San Carlo di Napoli. C'è una battaglia storica che non sappiamo come va a finire, ma una cosa ho capito sulla mia pelle, me l'aveva insegnata Pasolini e poi l'ho capita, che devi rimanere fuori dal sistema, devi essere autonomo, incorruttibile, senza prezzo, senza condizionamenti e senza ricambio. Ma se rimane isolato, un proiettile istituzionale colpisce da terra. Se invece rimaniamo insieme, il sistema ha paura. E per rimanere insieme, a noi non interessa il campo largo, a noi interessa il campo aperto. Cioè noi dobbiamo attraversare questo campo, incontrare, arruolare. Come se fosse una nuova lotta partigiana, come se fosse un movimento rivoluzionario delle coscienze, del cuore, della testa, dei contenuti e della credibilità. Io non sto volendo a dire, ma so che per quanto mi riguarda, io qua parlo a titolo, come abbiamo fatto tutti, a titolo personale, perché io non ho partiti, non ho mafia, non ho lobby, non ho soldi, non ho apparati, non appartengo. Però so che questa è una lotta che va fatta. E più cammino, più sento, come stamattina, più incontro, penso che è una lotta necessaria. E dobbiamo avere l'entusiasmo, l'organizzazione, la capacità, la responsabilità e la maturità, che non significa fare passi indietro, ma significa fare quei 100 passi che ci portano dritti dritti all'obiettivo. Rimaniamo fuori dal puzzo del compromesso morale e attraversiamo, come dire, con lo sguardo fiero, con le nostre storie piccole rispetto al sistema, ma quando sono piccole e ricche di dignità, noi dimostriamo che l'umanità al potere non è uno slogan, e mettere la persona al centro e il denaro solo come strumento per vivere meglio tutti, abbattendo le disuguaglianze, mettendo la fratellanza al centro, giustizia sociale, giustizia ambientale, libertà civili, questo non è solo un sogno. Il sogno se lo sogno solo io stanotte, ma se da oggi, ancora di più, tutti quanti insieme, ognuno di noi, nei suoi territori, nei suoi luoghi, incomincia ad arruolare indifferenti, astenuti, depressi, gente che non crede più, se può fare. Ve lo dico perché l'ho visto, io vedevo come parlavo alle persone quando feci quell'altra avventura, la gente mi guardava, non muoveva la testa perché non capiva se c'ero o ci facevo. Quindi noi adesso dobbiamo avere, io non so se l'avremo, l'Italia è complicata, però anche qui un signore ce l'ha insegnato, a me l'ha insegnato la mia generazione, ma vedo che è diffuso anche nelle generazioni più giovani, che se stiamo là a guardare come va a finire, ci fottono sicuramente. Se ci mettiamo in lotta, possiamo vincere. Grazie. Grazie, grazie a tutti.